Sono Pablo Huerba, responsabile dell'unità prevenzione aterosclerosi del Centro Cardiologico Monzino. Il Monzino in questi ultimi 15 anni ha dedicato attività di prevenzione in una maniera strategica, iniziando dalle persone che hanno già malattia cardiovascolare, dopo creando iniziative per tutta la popolazione sana e adesso siamo qui al Museo di Scienza e Tecnica per rivolgere un messaggio di prevenzione ai più giovani. Io sono Patrizia Cerutti, lavoro al Museo della Scienza e della Tecnologia e mi occupo dei programmi educativi per le scuole e le famiglie. Li abbiamo invitato un gruppo abbastanza numeroso di ragazzi con i loro insegnanti a discutere attraverso i nostri laboratori educativi con gli esperti del Monzino di quello che è il tema della prevenzione. A quell'età generalmente non si pensa sia una cosa di cui ci si debba occupare e lo facciamo appunto attraverso i nostri laboratori, non solo il laboratorio di alimentazione ma anche il laboratorio di matematica e Leonardo da Vinci, perché vogliamo proprio far entrare i ragazzi dentro questa tematica in modo più ampio. Ad esempio nel laboratorio di matematica sperimentiamo il ritmo, oppure a Leonardo ci immaginiamo il cuore in senso più ampio. Sono Grazia Burgisi, insegno matematica e scienze presso la scuola media Ronchetti di Pogliano Milanese. Lo scopo di questa attività è quello di far capire ai ragazzi che mangiare cibi integrali può essere un qualcosa di positivo per loro, anche perché hanno molta fame, specialmente in questa fase di crescita. Allora, la prevenzione, se viene fatta ai bambini perché si abituano ad alimentarsi in un certo modo e quindi ad avere uno stile di vita anche più sano. Monica Giroli, nutrizionista del Centro Cardiologico Monzino. Avere una corretta abitudine alimentare fin da giovani aiuta a proteggere il cuore nel tempo. Normalmente i ragazzi consumano troppi zuccheri, per esempio, vanno un po' troppo nei fast food dove ci sono alimenti con grassi che possono far male al cuore. Naturalmente nessun alimento è da condannare, però ci vuole un'attenzione comunque al cibo.